non sono il più adatto per concludere una discussione che ha sfiorato argomenti che non mi vedono competente se non come un timido ascoltatore. Però ecco, se posso dire, partendo proprio da questa affermazione, da un'affermazione del professor Rosato, ha parlato di una lettura globale, no? Ha parlato di una lettura globale. Vorrei riprendere un attimino questo concetto perché forse può aiutare a chiarire, anche se nel mio discorso va tenuto presente che lo fa uno storico di cristianesimo antico, che per il resto sia di archeologia, di architettura, di iconografia, di altre scienze affini è soltanto non un cultore specifico, ma uno che dallo intanto è costretto per ovvi motivi ad interessarsi, perché la storia è ricostruzione di tutto ciò che nel passato è avvenuto, di come le cose si sono svolte, in un rapporto di causa e effetto, per cui non mi posso limitare a fare lo storico soltanto sulla base del documento letterario, devo avere il supporto poi della fonte monumentale, devo avere il supporto poi di altre scienze che sono come la stratigrafia, la metodologia, tantissime altre scienze che tutti voi ben conoscete. Questo per me richiama il problema dell'approccio al monumento. Io sono convinto che il rilievo debba essere un documento notarile, il più possibile asettico, sganciato da ogni partecipazione del rilevatore. E successivamente però che intervengono quegli elementi per la verifica, la ricostruzione, l'interpretazione del rilievo. Il rilievo è un riprodurre ciò che è. Poi c'è lo storico dell'arte, lo storico della liturgia, parliamo di edificio sacro, c'è lo storico dell'architettura, perché non basta l'architetto, ci vuole lo storico dell'architettura che mi dice come si è arrivata a quella forma, qual è stata l'evoluzione di certe forme che sono approdate ad altre. Dicevo poi, quando necessario, e spesso è necessario, anche l'archeologo per il problema della stratigrafia. Ecco allora come veramente c'è bisogno di una interdisciplinarità, di una confluenza di interessi, di competenze specifiche che va a favore di quello che diceva D'Adamo, ma che non necessariamente, ritengo, si debbano assommare nella persona del rilevatore nel momento in cui fa questo rilievo. È l'approfondimento successivo che ci può portare all'inquadramento, direi proprio all'interpretazione del monumento, del fatto o del personaggio per altri versi. Questo significa per me che un eventuale centro non può non essere un centro interdipartimentale, un centro in cui devono confluire le competenze, dicevo, dell'architetto, dell'ingegnere, dello storico dell'arte, dello storico della liturgia, dello storico della letteratura, del linguista, addirittura del sì, certamente dello storico dello studio, dello storico del costume, certo. Anche del geologo del 1908. Ma siamo quando parlavo di delle altre scienze collaterali, dove il termine collaterale non è che le pone ad un livello di inferiorità, non ci sono le scienze ancelle e le scienze guida. Qui la scienza è una, almeno per chi vuole ricostruire un momento della storia passata, che sia un monumento, che sia un personaggio, che sia un evento, e dico la scienza è una, è la scienza storica che si serve poi del supporto di tantissime competenze. In questo senso io credo che noi dovremmo fare tutti gli sforzi, e questa commissione che il presidente di San Diego, il commissario del centro sperimentale di Santa Teresa dei Maschi può incaricarsi a sostituire, in questa direzione deve lavorare questa commissione, tentando se possibile di non disperdere le esperienze, i fatti esperienziali che in questa nostra università si sono fatti, che hanno sia alle esperienze del collega D'Adamo, che solo lavora in condizioni non sempre facili, sia a quegli altri centri. Abbiamo sentito parlare del professor Faro di questo centro interdipartimentale, un centro a cui non si riesce a dare una sede, a cui viene ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. viene
fatta la sede. E nello stesso tempo in tutto questo discorso vanno coinvolte, secondo me, le istituzioni che in qualche caso, almeno a certi livelli, per il passato sono state un disastro. Quando io penso, non parlo dell'assessorato regionale alla cultura e alla pubblica istruzione, non ne parlo non perché c'è l'ingegner Ciclotto presente, perché glielo direi, ma lo direi esplicitamente, ma quando io penso per esempio agli itinerari turistico-culturali, a quell'apporto, pensate, i 6 itinerari turistico-culturali che miravano, sappiamo bene che miravano, itinerari turistico-culturali per il sud, tra i quali mancava l'itinerario bizantino, quando se c'è un momento della storia molto esaltante, dico, del nostro passato, e anche, non dico quello per eccellenza, ma anche quello bizantino, la mostra del Ricone è un esempio. Quando adesso sono venuti fuori i giacimenti culturali, aspettiamo le conclusioni, vediamo che tipo di banda date riusciranno a dare, a chi saranno, per chi avranno operato, se avranno operato solo per evitare un po' di disoccupazione giovanile, ma se poi a questo momento deve subentrare il momento dell'angoscia dei giovani, perché una volta che si siano più o meno professionalizzati nel rilevamento, nel censimento, nella catalogazione, se poi questi giovani non hanno poco professionale, dei musei, delle scuole, delle biblioteche, che sono, oltre che sacri, sono le istituzioni che allo stato attuale, senza dover fare voli pindarici, sui quali istituzioni sulle quali si deve contare, perché noi abbiamo una speranza bellissima, quella di fondare un centro, se si riuscirà, questa commissione vedrà un centro di documentazione dei beni culturali più o meno ecclesiastici, che si faccia pure, però allo stato attuale noi dobbiamo parlare in termini di concretezza, e la concretezza vuole che si faccia riferimento a queste istituzioni e nello stesso tempo alle istituzioni accademiche, alle istituzioni regionali, centri di cultura, centri biblioteche provinciali, regionali, pinacoteche, che possono costituire un momento di anche se, come dice la professoressa Pinabelli, sono istituzioni che sono ormai completamente sacre. Ma non sono sacre, ma le finanziarie ci impediscono queste cose. I beni culturali, adesso questi giacimenti, tra poco praticamente, credo tra un anno, si saprà il destino di questi giacimenti. Io sapevo che questi giacimenti, finalizzati con la 64, erano stati, nella nuova legge finanziaria, erano stati, mi pare, non più finanziati. Invece mi dice qualcuno che io non sono stato, comunque sono argomenti che si potranno riprendere. Insomma, secondo me, ecco, ci vuole questa grossa relazione tra una parte il mondo della ricerca, che non è necessariamente da vedersi soltanto nell'università e nell'accademia, sia chiaro, qui non è la difesa di privilegi né di casta né di altro. Il mondo della ricerca può alimentarsi, e molto spesso si alimenta, anche di operatori, di ricercatori, di imprenditori privati. In questo convegno ci sono state relazioni di liberi professionisti, c'è il ingegner delle grazie, ce ne sono tanti altri. Ebbene, noi si deve cercare di arrivare a un momento in cui tutte le forze, quelle istituzioni, quelle libere, possano dare il proprio contributo in collaborazione con le istituzioni. E a questo riguardo io passo la parola all'ingegner Cirrottola, il cui intervento conclude. Era semplicemente, a un certo punto lei ha affermato, aspettiamo che il progetto di giacimenti culturali su una richiesta precedente arrivi al termine per verificare i risultati, ma la cosa che mi ha fatto riflettere, quando mi dice aspettiamo per sapere a chi servirà. Ora, è un progetto. Io ritengo che un progetto deve contenere suoi elementi base, già mi servirà. Ora che qui ci siano queste intenzioni e non siano dichiarate, perché quanto lei dice, io le intendo non sono dichiarate, se bisogna aspettare alla fine per sapere chi serviranno,
facciamo, ci potrà essere qualcuno che lo utilizzerà, ma fin quando questo è un rilievo fatto da un'impresa privata, anche bene, lo vende sul mercato, non glielo offrendo. Quando l'operazione di documentazione per il culturale è approdata dallo Stato, in una certa maniera, inizia a tutto. Il rilievo fatto da questa società a Padre Benici rimane in documento. È una banca dati. Certo, è una banca dati che va a fare. Sì, perché no, nel discorso che facciamo sì. È venuto al professor Otranto naturale dire aspettiamo la fine per sapere a chi si servirà. No, intanto è un altro discorso. E quello è diciamo dico questo. Non so, intanto a parte che cosa servirà, che cosa è miracolo lo facciamo. Allo Stato intanto dire che un rilievo deve essere asettico non significa che un rilievo non deve essere bilanco. Allora diciamo, facciamo un discorso chiaro. Ci sono nella ricerca in generale, nella ricerca scientifica più gradi, più livelli, più momenti. E io l'accetto. C'è, è per quello che chiariamo. Sì, lo chiariamo, è così semplice. C'è il momento del rilievo che deve essere di riproduzione, io insisto, asettico, difendendo con questo. E non voglio usare il termine abusato, la laicità della cultura. Io difendo la laicità dell'atteggiamento dell'uomo che di fronte alla realtà non deve travisarla. Ecco, difendo proprio come atteggiamento mentale, umano e culturale. Sì, prego. Quindi questo momento però non è scisso dagli altri, perché sennò dire che il rilievo asettico significa aver fatto una cosa che può fare un fotografo, non so, oppure un benissimo, ma un fotografo. Qualcuno potrà fare. Ci vuole dopo questa, una serie di approfondimenti per cui le competenze dell'architetto, dello storico dell'arte, dello storico dell'architettura, diciamo dello storico dell'architettura, cioè una serie di competenze che danno a quel livello asettico voce, vita, significato. È questo dovrebbe essere. Quando si dice rilievo asettico, non si intende il rilievo che è finito, non è basta. Almeno per come rende io, può darsi che sia deformante la mia nuova. Se tu lo miri a quest'aula, se lo miri alla ma infatti, io dai docenti a una No, è quello che mi dà a riprodurre e basta. Ah, ho